Ma benvenuti nel secondo video di... No, secondo, siamo nel quarto. E che Ok. caspita, no? Ti dimentichi anche a che punto è la nostra serie. Sì, esatto, sono così emozionato. Guarda un po' che Scusate, è un bello, è po' anche l'emozione. giorno. Sta diventando giorno. Vogliamo andare alla base militare oggi, quindi andiamo. Prendiamo la tua macchina, che Sì. è più veloce. La mia è più Però bella, però. manca benzina, aspetta. Ma qua Oh. c'è il benzinaio in sta città? No. No, però 2 anni. Una e una due. Non Vuoi ha neanche i guidare? posti dietro questa macchina. Non ha più benzina? Zero, zero. Zero benzina. Prendiamo la mia. L'ho lasciato con i fari accesi, lol. Guarda, se voi ho trovato una macchina col 65% di benzina. Ah, ok. Dai, salta su questa. Saltato su. Sì, sto facendo retro. Ok, verso l'infinito e oltre. Volta guidi tu, eh. Quest'altra guido io, che emozione. Tanto la strada dovrei saperla, abbiamo guardato la mappa prima. Vogliamo andare alla base militare per trovare delle protezioni. Se vedete tipo quelle che hanno addosso i militari. Non sono antiproiettili. Sì, tipo dei giubbotti antiproiettili. Tu che dici, come li definiresti? Preso inutile perché quando l'ho trovato una volta ho dovuto togliere tutti gli oggetti dall'inventario per indossarlo. Perché era troppo pesante? Sì, è un Lol, a pesante. me non è mai successo. Chissà quanta roba avevi addosso, scusa. Che tipo Ero arte hai appena morto. addosso, Ero appena morto e mi sono ritrovato nella base militare lì. Quindi l'ho trovato per fortuna. questa però va solo ai 50, l'altra là andava ai 70. La tua macchina. Parecchi. Infatti sono le macchine veloci, questa è un po' scavoso. Ma sono poche quelle veloci. Questa tra l'altro non so. Hai i posti dietro questa? Prova. Prova a sederti dietro. Ehi. Come si fa? Con i tasti da F1 a F6 si può cambia posto. F3 e F4 sono quelli dietro. F5 e F6 per quelli che hanno 6 posti. Ok, sì, hai i posti dietro. Ma che figata, mi sento tipo come The Walking Dead. È presente che sono quelli che si piacciono sempre le persone dietro. È bellissimo, ti vedo dietro, che sei seduto nel cassone dietro. Eri in piedi in un attimo, perché? Lo so. Puoi tirare colpi. Non ci interessa questa città. Noi vogliamo andare verso l'infinito e oltre. Ricordati che devi andare adesso. Sì. Adesso devo girare a sinistra. No, ma non è questa la base militare che dicevo io. Sì, ma ci fermiamo un secondo qui perché ci sono le... Oh, 100% di radiazione. Morirai. 4, 23, 22, Oh, ce n'è uno 20. dietro. E chi se ne frega, sto morendo. Morto. Rieccoci qui. Appena tornato. Tra l'altro è morto con gli antibiotici a lato. Tipo GG. Adesso andiamo a fare irruzione nella base militare. Ma parcheggiamo fuori adesso. Non facciamo lo stesso errore di prima. Altro non si può battere. Guarda che ci sono un sacco di schifosi qua. Preparati già. La fai? Sì. Aspetta, perché io ho tipo 500
Devo prendere qualcosa. Tra l'altro io sto morendo di sete. Hai qualcosa da mangiare? Da bere? Aspetta che mangio e bevo. Arrivo. No, questo mi dà troppa fame. No, sono a posto, dai. Se troviamo qualcosa da bere, ho il 60%. Guarda un po', secondo te in che paese siamo? Guardando un po' Suppongo in un po'. Nepal. Ah, sì, anche Di secondo sicuro in me. Nepal. Non è proprio quello il paese. Ha una foglia d'acero nella bandiera. Oh. Se trovassimo dei fucili con dei silenziatori non sarebbe male. Quello, in quel caso dovremmo dire di aver avuto fortuna, secondo te abbiamo così tanto. Mi sono rotto le gambe, stai cadendo. Hai rotto le gambe? Sì. Credo di non Tanto. poter più correre. Ho trovato qualcosa di che non ho mai trovato. Neanche saltare, mi sono rotto le gambe, diamine. Sai che ho trovato di bello? Cosa? Un panetto di C4. Dopo proviamo a far saltare qualcosa. Proprio col detonatore, quindi non è Military che. bullets. Suppressor, questo è un silenziatore, credo. Penso di sì. Però Io non posso più saltare, ho rotto le gambe. ti stai muovendo agevolmente. Sì. Però ho rotto le gambe. Dopo vedrai nel mio video. Delle luci per casa, non riesco a correre. No, non posso saltare, stupido, devo entrare Oh, dalla porta. dinami. Però scusa, se non ho le gambe non posso neanche più rientrare in casa. Là dobbiamo saltare per arrivare alla scaletta. Prima è momentanea la cosa, ti guarisci da solo. Speriamo. Sai, guarisci da solo. Anche se scendi questa scala, se la scendi male, ti rompi la. Eh sì, infatti da questa mi sono rotto le gambe. Roba. Mirino. Il mirino? Io lo prendo il mirino, non ci sta. Non sta male. Oh, siamo accomunati adesso, dai. Anche tu hai rotto le gambe? Qualcosa il video di Macio Capatonda, padre Maronno. Mio marito è cieco. Oh, ora siete accomunati. Già, cos'è un nato drum? Boh, Non io l'ho lo so. preso. Voglio vedere cosa succede se accomuno con l'esplosivo con il detonatore. È andata con. Io voglio provare cosa succede se mi prendo la pistola e le metto il silenziatore. Guarda cosa ho trovato, ti faccio vedere il detonatore. Si può posare a terra. Dobbiamo esplodere qualcosa, dai. Però prima entriamo qua dentro. Facciamo esplodere una gita. Ho il silenziatore! Ho il silenziatore alla pistola! E posso metterci il mirino alla pistola? Temo di no, perché è una pistola. Sì. Oh sì, posso! Ho trovato un'altra fiamma ossidrica. Vieni nell'hangar? Sto arrivando. Ah, ho di nuovo le gambe che funzionano. Io no. Prendi una fiamma ossidrica. Adesso guarda. Ci sono anche delle bende qua, ti servono? Sì, ma dopo.
Guarda, posizioniamola qua, che ne dici? La bomba. Guarda. Adesso? Non è successo niente. Sparita la bomba, l'hai presa tu? Tutto No, è esplosa, furbo. qua. Tutto qua fa una bomba. Ma non so cosa siano i NATO drum. Ciao, che fatti danni. Oddio, sono dentro un'auto, proprio dentro. Dai, pensavo fosse facesse più danni. No, non fa un Kaiser. Io ho bisogno di bere. Ho un'altra Coca-Cola. Sono a 74. Quanto sei tu? 46, ho lasciato una Coca-Cola dove sono io. C'è un Rogue Explosive qua. Dove sei andato a finire? Non ti vedo Sono più. sulla torretta. Volevo rompermi le gambe di nuovo. No. Dove sei? Dove sei? Ti vedo. Oh, C'è. figurati, tanto dobbiamo andare a rifarci. Tanto vado a vedere se c'è qualche altro, qualcos'altro qua. Però che tristezza sto. Beh, no, guarda che abbiamo trovato della roba interessante. Io ho trovato una pistola con silenziatore mirino. Mezza divisa. Una volta qua ho trovato, hai presente la divisa da soldato, quella mimetica proprio Sì. con il cappuccio. Wow. Ci conviene andarcene, non c'è più niente. L'hai portata tu questa macchina qua dentro? No. Tanto Non possono si sfonda rompere. questo, vero? No, Neanche se prendo la rincorsa, aspetta che provo. vedo. Io ci ho Cosa c'è provato, per... ma Guarda che per terra c'era qualcosa, tipo un mirino. prova a sfondarlo intanto che dopo mi prendi sotto il ferro. No, stavo andando ai 50. Sì, è un mirino, sei per... Dove sei? Sono qua. È Prendi il possibile che mirino e mi. poi andiamocene. Ok. Che io ce l'ho già per la mia pistola. Prendo anche un po' di benzina da questo rifornitore. Ah, anch'io ho una cosa di benzina da riempire. Ah, ma no, è già piena. LOL. Già che ci siamo, andiamo in fondo alla strada. Cos'è che c'è in fondo? Poi che guido io al ritorno così. Dove Ma andiamo ancora in fondo alla strada. Cosa c'è in fondo alla strada? sono morto una città. Ok. Allora andiamo là, magari troviamo da bere. Aspetta che tiro giù questo zombetto. Dove sei? Aspettami lì. Mi hai lasciato indietro, aspetta che arrivo lì. Ah, ok. Eccoci. No, non era di qua, o sì? C'è una città anche lì dove sono morto, vai pure, vai là. Questa è una mezza città fortificata. Ah, sì, me la ricordo, sì, certo. Il veleno per Cusco. Cusco è il suo veleno. Sì, quella dove ho fatto il mezzo trenino di zombie per riempire la macchina rosa dei. Insomma, l'ambulanza era alla fine. Rosa. Parcheggiamo Beh. qua?
Vai un po' più in là, tanto. Ok, dai, proseguiamo qua. Questa è mezza fortificata come città. Vediamo se c'è uno zombie qua. Che sono allergici alle sbarre, questi qua, guarda, guarda. Guarda, fa giro. No, vieni da te. Praticamente questi zombie si fanno trollare molto facilmente. Per fortuna nostra. Vedi, qua c'è un supermercato. C'è da bere? Forse in questo distributore rompiti. No, non si rompe. Magari si può rifornire dai rifornitori, non lo so. Polizia. Carne. Qua magari anche da bere. No, pelle di animale. Ho trovato il fucilato. Quello che fa un rumore tremendo. C'era un sacco di zombie. Mi hanno fatto un sacco di male, diamine. Ma qua c'era. Fortuna che avevo una benda col 20%. E questo è il posto dove ho fatto il trenino degli zombie. Vedi di non rifarlo. Che dici? Meglio di no. L'avevi fuori quello, eh? Tanto per dire. Ma secondo me con le lattine si possono fare anche le borracce. Puoi Gli riempirle, slug, magari. non so se mi. Aspetta, io guardo un attimo se gli slug servono per. No, una vasca da bagno senza microonde. È strano, ti ricordi sempre con microonde. È vero. Che schifo di vasca da bagno. Però c'hanno tipo tre televisioni in casa, questi qua. Hai visto? Tipo dei Proprio ricconi. uno vicino. Proprio uno vicino alla vasca da bagno. Qua c'è una stanza barricata. C'è qualcosa là dentro, eh? Perché c'erano un sacco di zombie davanti. Ma come si va lì? Sono da Dammi una mano, barricati dammi una mano, dammi una mano, ti prego. dentro. Arrivando. Oddio! Erano tutti davanti a una casa. Dammi una mano, non ho mai visto così tanti zombie. Ne hai uno dietro, ne hai uno dietro, ne hai uno dietro. Cura dell'arma. Quanti erano più di 10? 2 No, 3 non sono bravo, 4 usa.5 6 Ti ho detto che ho fatto il 7 trenino di 8 zombie. 9 10 11 e Ti è 1 piaciuto? 12 e Ti è 1 piaciuto il trenino? 13. Ma tu Trenino sei di. pazzo! C'avevo 13 zombie dietro e uno ancora là davanti. Cosa hai messo là? Hai piazzato un oggetto? No, tre Ti ce n'è. ricordi che ti dicevo che ho fatto il trenino di zombie per riempire la macchina di benzina? Era quello il trenino. Cioè io giravo intorno alla casa e andavo a prendere la benzina. Quando è morto lui, questo per chi non c'era. Tanto c'è, dopo Ma se erano vuoi tutti vedere. bloccati qua davanti? Perché erano tutti bloccati qua davanti? C'è Perché facevo il giro della. un arco, io lo prendo l'arco è silenzioso. Facevo il giro della casa. Mi li portavo dietro, prendevo la benzina e la mettevo nella macchina, capito? Erano bloccati perché sono scappato in macchina dopo. Quindi li ho lasciati tutti lì. Un negozio di armi. Vediamo, io sto morendo di sete quasi. Un'altra luce. Senti, secondo me conviene che torniamo a casa perché qua ho un binocolo. Bueno. C'è un'altra cosa di Un interessante qua. piccone! Bisogna prenderlo quello.
L'ho preso. Oh, oddio. Ne stai tirando altre dietro, guarda. Oddio! Sono troppi, ma quell'affare fa un rumore così. Ma sono... Ne hai 6? Quanti sono? No, ce l'ho tutti addosso! Oddio, vengo a salvarti. Sì. Comunque ora abbiamo capito perché non bisogna utilizzare le armi. Da fuoco senza silenziatore. Esatto. Un cervo! Vabbè, lasciamo stare il cervo. Senti, io è meglio che torno a casa, almeno mi sparisce la roba a casa. Più che altro io ho Perché l'80% di acqua. Vabbè, ho... io 86. senti, Vedi, era qua sul cimitero comunque. concludiamo l'episodio qua. Sì, direi di sì. Concludiamole perché c'è mia madre che mi riprende. Neanche il tempo di arrivare a casa. Ok, quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao.